Dopo 10 anni finalmente ritorna nella massima serie il derby Canottieri-Posillipo, uno spettacolo nello spettacolo. I giallorossi in testa alla classifica con 12 punti sfidano i cugini a 6. Sarà una gara davvero incredibile. Al microfono i protagonisti e le interviste. Un Posillipo che esce alla distanza, si aggiudica il derby, questa volta non fallisce come contro l'Acqua Chiara. Viva Dio, premessa. Poi va bene, è partita giocata bene, nel senso che è giocata bene nel finale, nelle parti importanti della partita. Negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ragazzi, se non sentiamo l'aria di derby, perché il derby ha zero valori se viene interpretato in maniera esclusivamente adrenalinica e poco col cervello, e allora qua c'è la tripla. Se pensiamo di giocare contro un'altra, qualsiasi altra squadra, con gli stessi giocatori, rispettabilissima come è la Canottieri, però alla fine i valori devono venire fuori e vinciamo. Concentrati, all'inizio abbiamo sentito un po' troppo il derby, abbiamo accelerato in attacco spesso, offrendo il fianco alle loro ripartenze, però poi siamo stati bravi a rientrare quando siamo andati sotto di 2 e gradatamente, anche grazie a una condizione atletica, fatemelo dire, abbastanza invidiabile, siamo venuti fuori alla distanza con prepotenza. E va bene così. Sono molto contento anche di quest'ultima partita, anche se è arrivata la sconfitta, ma i ragazzi veramente hanno giocato a viso aperto contro una grande squadra che sapevamo già dalla vigilia che avremmo avuto grandi problemi, però per 3 tempi e mezzo ce la siamo giocati veramente bene. Peccato l'ultimo in più, per poter pareggiare l'abbiamo un po' accelerato, però fa parte del contesto anche della nostra squadra che è molto giovane, abbiamo affrettato alcune situazioni, però veramente dico, nel complesso finale della gara sono veramente contento. Dopo 10 anni ritorna il derby Canottieri-Posillipo, uno spettacolo davvero qui alla Scandone. Veramente uno spettacolo, mi sono emozionato a rivivere questo derby dopo tanti anni con tutta questa gente, questi ragazzi, e devo dire che abbiamo risposto entrambi bene, sia noi che Posillipo, con grande fair play e con una bellissima partita da far godere ai tifosi. È stata una gara bellissima, i primi 2 tempi ha giocato la Canottieri, noi eravamo molto contratti, poi abbiamo preso le distanze, insomma io ero convinto, ero fiducioso di un risultato positivo. Comunque è stato un bellissimo spettacolo per Napoli, per la pallanuoto, si sono viste delle giocate di gran classe, quindi insomma io sono comunque contento, ancora più contento perché chiaramente ha vinto il Posillipo. 2003-2013, 10 anni finalmente il derby Canottieri-Posillipo, con una straordinaria Canottieri in testa alla classifica nonostante il risultato di stasera. Sì, ma il risultato di stasera, diciamo, era nella logica delle cose. È chiaro che sperare è sempre una cosa bellissima. I ragazzi hanno tenuto testa ad una squadra veramente notevole, lo sappiamo, è tra le 4 squadre più forti del campionato. E i ragazzi hanno tenuto testa, ma la cosa più bella è stata, se mi consente, la cornice di pubblico, soprattutto che secondo me il 60% erano ragazzi che sono tornati a vedere la pallanuoto. Un ospite sempre gradito al nostro microfono, Tommaso Negri. Questa volta il Posillipo nel derby vince e non delude. Per fortuna è andata come, sono sincero, ci aspettavamo. Loro sono una squadra che è partita molto forte in campionato e ci aspettavamo che con noi potesse battere un po' di emozione, comunque anche il nostro gioco che è molto fisico. Ti dico, mi hanno sorpreso perché hanno tenuto botta per parecchio tempo e hanno anche avuto più di un match point per cercare di staccarsi. Siamo stati bravi noi, è venuta fuori l'esperienza di Klikovac che finalmente abbiamo visto il suo reale potenziale. Radovic, Gallo ha fatto una partita stupenda, è bene così, loro erano primi, quindi questa vittoria vale doppio. Siamo comunque per questa notte ancora in testa, certo perdere un derby brucia sempre, ma rispetto al torneo, al Memorial d'Angelo, alla Coppa Italia, noi siamo cresciuti, siamo stati in partita a volte anche avanti contro una formazione che sicuramente sulla carta è più accreditata di noi. Loro hanno avuto semplicemente un inizio di campionato più difficile, ma sicuramente si riprenderanno e si giocheranno le prime 3 posizioni del campionato. Noi non avevamo niente da perdere, abbiamo giocato al massimo e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno giocato veramente una bella partita, sono stati veramente bravi. Il segreto di questa squadra sia il gruppo, veramente il gruppo, perché non molliamo mai, mi ci metto dentro anch'io adesso, però loro sono
veramente molto coesi ed è un piacere stare squadre insieme a loro. Sì, è stata una bella partita, un bel derby, combattuto quasi fino alla fine, poi alla fine secondo me l'esperienza e la differenza, diciamo, tecnica che c'è tra le due squadre è uscita e ci ha permesso di prevalere su questo derby molto combattuto. Comunque la Canottieri ha fatto una buonissima partita e sono contentissimo del fatto che comunque le tre squadre napoletane siano adesso le protagoniste di questo campionato di Serie A di quest'anno. Klikovac e Radovic, gli acquisti di quest'anno, hanno già fatto la differenza. Confermi? Sì, sì, hanno fatto la differenza, sono due giocatori che io conosco da quando ci conosciamo, da quando siamo piccoli, perché comunque abbiamo giocato contro nelle nazionali giovanili. Loro giocavano con la Serbia e Montenegro, io giocavo ovviamente con la nazionale italiana. Sono stati sempre, comunque si vedeva già da piccoli che erano dei giocatori fortissimi, che ci stanno comunque dando una mano enorme, come è stato oggi nel momento caldo della partita. Comunque Klikovac ha tirato da lontanissimo tre siluri che ci hanno tolto le castagne dal fuoco, quindi complimenti ai nostri due stranieri e complimenti comunque alla società che ci ha visto bene e ha preso i giocatori giusti. Sì, è stata una partita entusiasmante, stiamo vivendo un buon momento, non c'è dubbio. Posillipo ovviamente è una squadra costruita in maniera diversa dalla nostra, l'abbiamo fatta soffrire parecchio, anzi fino al terzo tempo eravamo noi su, quindi per gran parte della partita ce l'avevamo in pugno. Al quarto tempo forse un po' di stanchezza, un po' le loro individualità che insomma non ci nascondiamo sono molto forti e hanno risolto la partita. E vedremo al ritorno, probabilmente noi cresceremo ancora durante il campionato, i ragazzi vanno benissimo, crescono giorno per giorno e questo è importante. Un gol non è esultato, anzi diciamo ti sei trattenuto, però uno spettacolo incredibile, i ragazzi hanno risposto alla grande. Sì, i ragazzi, devo dire la verità, non soffrono il pubblico, non soffrono le tensioni, anzi si esaltano in queste situazioni e questo è fantastico perché vuol dire che stiamo allevando dei campioni.